Ciao a tutti ragazzi, sono Luke, benvenuti in questo nuovo episodio. Scusatemi se parlo basso ragazzi, ma ho scoperto, perlomeno mi hanno detto nel video precedente, nei commenti, come si usa il cannone. Parlo appunto basso perché non voglio che si sparga tanto la voce, voglio che rimanga tra noi pochi o voi pochi che guardate questo video. Bene, io torno lì e vi faccio vedere come si utilizza il cannone e speriamo di fare strike con tutta quella gente lì che avete visto nel video precedente. Bene, eccoci quasi arrivati. E ragazzi, scusatemi se il video sarà corto, ma sono anche stanco, è il settimo video di questa giornata. E volevo farvi vedere almeno il finale, speriamo in bene. Bene, allora prepariamoci. Avviciniamoci un po' di più. Bisogna pizzicare il cartone, sì, va bene ragazzi, ce la farò. Il cannone. Bisogna pizzicarlo bene, vediamo dove metterlo, Adesso ho mancanza di materiale, ma sì, quasi quasi uso un po' di legna, tanto ne ho un casino. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Beh, quasi quasi. Bene, facciamo così. Abbiamo solamente 4 colpi, ragazzi, eh. Dicevo, abbiamo solamente 4 colpi, ne arriva già uno. Ne arriva già uno, porca troia. Porca troia. Porca troia. Rimani lì, eh. Non mi uccidere perché mi incazzo. Come non detto. Ok, allora saliamo sul cannone. Prendiamo le palle in mano del cannone. Tasto destro. Sentite che ha caricato. E ora si può sparare. Con la bara spaziatrice. Ma non ha fatto niente. No. Bene ragazzi, ho fatto l'ennesima figura di merda. Avete visto che col cannone lì non va bene perché siamo in acqua. Però vi ho fatto vedere il funzionamento del cannone. E ragazzi, stavo pensando, tanto quella gente lì sotto lì non dà fastidio perché alla fine l'importante è che la barca sia sgombra e che abbiamo vinto la battaglia. Per cui non bisogna più andare nella nave e possiamo vivere in questo bel mondo belli, tranquilli e felici. E sereni. Dopo migliaia di pirati uccisi, sembra tornare la serenità e la pace nella regione della Lucchiana. I cadaveri dei pirati riaffioravano, la nave pareva deserta. Luke era convinto di essersi liberato di quei briganti, e invece è rimasto l'ultimo sopravvissuto, il più forte, il più potente, il capitano del vascello. Il boss. Prossimamente su YouTube.